Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura torniamo a occuparci della discarica dei veleni di Bussi. Un supplemento di indagine sulla discarica di Bussi è stato annunciato questa mattina dal presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ambientali ad esse correlate, Alessandro Bratti del PD, il quale ha giustificato queste nuove indagini alla luce delle tante novità emerse nel corso dell'incontro che si è tenuto nella sala consiliare di Via Caduti sul lavoro nel comune della Val Pescara. Il servizio di Francesca Romana Testi. Non ci sono stati monitoraggi fino agli anni 70 per alcune sostanze. È quindi plausibile pensare che la popolazione sia stata esposta agli effetti di sostanze tossiche di origine industriale. Nello specifico si legge: l'impiego del mercurio a Bussi risale al primo insediamento industriale del 1902 per la produzione di soda caustica, ipoclorito di sodio e acido cloridrico attraverso l'elettrolisi del cloruro di sodio. I dati del 1979 riferiscono di quantitativi di mercurio pari a 200 grammi al giorno. E ancora, i pochi dati a disposizione mostrano che questa contaminazione si è propagata nella filiera alimentare. Purtroppo non disponiamo di elementi per capire in che misura sia stata esposta la popolazione residente. Non sono trascurabili nemmeno le polveri che possono comunque trasmigrare lontano. Sono passaggi della relazione effettuata sulla situazione di bonifica dei siti di Bussi, portata avanti dalla commissione parlamentare d'inchiesta che oggi, proprio a Bussi, ha incontrato la cittadinanza e alla presenza di tutte le cariche istituzionali e politiche ha presentato il risultato dell'inchiesta. L'idea che ci siamo fatti è che ognuno si muovesse un po' per i fatti propri, rispondendo a logiche a volte anche difficili da decifrare, magari anche assolutamente in buona fede, però molto diverse le une dalle altre. E questo alla fine ha creato, dei meccanismi anche di scontro, dei ritardi, delle perplessità. Poi, nel momento in cui è partita l'indagine, sicuramente un po' di paura in giro per non essere indicati come responsabili. Il contenzioso tra i due player industriali più importanti, Edison e Solvay, non ha aiutato. Quindi, insomma, un campo estremamente litigioso e poco collaborativo. Sono passati 10 anni dalla denuncia effettuata dagli ambientalisti che ha portato in luce la discarica dei veleni. Oggi si riflette sul perché di tante lungaggini che ancora non hanno portato a una soluzione, a un risarcimento, né alla contezza dei danni arrecati alla sua popolazione. Ma io in tema di giustizia non posso assolutamente dire la mia, ma la cosa importante è che chi ha sbagliato debba pagare e anche gli enti che sono deputati a controllare come venga utilizzata ovviamente l'attività industriale pericolosa sul territorio, devi avere degli accorgimenti nella sua attività. Se pensiamo di affidarci solo ed esclusivamente alla giustizia, per fare giustizia, forse corriamo il rischio che non si fa niente. Credo che la politica deve tornare a essere protagonista, fare le scelte, individuare le soluzioni, finanziare le soluzioni e finalmente iniziare i lavori di bonifica, messa in sicurezza di cui questo territorio ha bisogno. Un 67enne romano, da anni residente a Pescasseroli, in provincia dell'Aquila, è stato trovato morto nella sua abitazione a pochi passi dal centro del paese. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco di Avezzano, chiamati questa mattina sul posto, un incendio sarebbe divampato nella camera da letto dove è stata trovata una stufa catalitica. A chiedere aiuto alle 11 è stata una collaboratrice domestica del 67enne che, giunta nei pressi dell'abitazione indipendente, ha visto del fumo uscire dalle finestre. Indagini sono in corso per accertare le cause dell'incendio e della morte dell'uomo avvenuta molto probabilmente per asfissia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori del 118. E poi ancora è stata condotta al carcere femminile di Chieti con l'accusa di tentato omicidio la 75enne che ieri sera, dopo avergli svuotato addosso una bottiglia di alcol etilico, ha dato fuoco al figlio 5
51enne, rientrato a casa ubriaco al culmine di una lite scoppiata nella loro casa nel quartiere di Rancitelli. L'uomo ha passato la notte nel reparto di rianimazione dell'ospedale del capoluogo adriatico e oggi è stato trasferito al centro Grandi Ustionati di Cesena. Ha riportato ustioni gravissime, tra l'altro alle mani e al viso, e probabilmente resterà sfigurato. La prognosi resta riservata. Appena il 51enne è rientrato a casa è scoppiata l'ennesima lite con la madre, che lo ha malmenato con un bastone, e mentre lui si medicava le ferite con l'alcol, la donna gli ha strappato di mano la bottiglietta dell'alcol e gliel'ha rovesciata interamente addosso, appiccando il fuoco con un accendino. Provvidenziale l'intervento di una vicina di casa, che ha spento le fiamme con delle coperte e ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, dei vigili del fuoco e della polizia. Agli agenti della volante la donna ha riferito di essere esausta dei continui stati di alterazione da assunzione di alcol da parte del figlio. Ancora la cronaca, proseguono le indagini sull'omicidio di Monia Di Domenico, uccisa mercoledì pomeriggio dall'inquilino dell'appartamento di cui era proprietaria a Francavilla al Mare. Si attende la convocazione dell'interrogatorio di garanzia di Giovanni Iacone, l'uomo accusato dell'omicidio, e domani intanto si svolgerà l'autopsia sul corpo della vittima. Alfredo Primante. Colpita alla testa 3 volte con un sasso ornamentale grande come il palmo di una mano. Così sarebbe morta Monia Di Domenico, aggredita da Giovanni Iacone, ora in carcere a Chieti con l'accusa di omicidio volontario. Il 48enne pistoiese, assieme ad un coinquilino, risiedeva nell'appartamento di famiglia della 45enne psicologa, originaria di Corropoli ma da anni residente a Pescara. L'uomo, separato con 4 figli, perennemente in cerca di un lavoro da cuoco e con un piccolo precedente penale per furto nel 2014, era indietro nel pagamento dell'affitto. Quando Di Domenico, attorno alle 17:30 di martedì, è entrata nella palazzina di via Montevelino a Francavilla per riscuotere gli 800 euro arretrati, è nata una lite sfociata poi in tragedia. Ai carabinieri e al PM della procura di Chieti, Giuseppe Falasca, nel lungo interrogatorio in caserma svoltosi la sera dell'omicidio, Iacone in un primo momento ha cercato di giustificarsi parlando di un incidente, poi invece ha ammesso il delitto. Dopo aver aggredito Monia, avrebbe raccontato al magistrato di essere andato nel panico tentando di sbarazzarsi del corpo della donna, che nel frattempo perdeva sangue dalla gola, ferita, stando sempre al racconto dell'uomo, con una scheggia di vetro del tavolino su cui sarebbe precipitata dopo il ferimento. A quel punto l'assassino l'ha avvolta in un lenzuolo e dal primo piano, passando per le scale, l'ha trasportata in soffitta, dove i carabinieri, allertati dai vicini, seguendo le tracce di sangue, hanno trovato il cadavere. Domani il medico legale Cristian Dovidio svolgerà l'autopsia, che dovrà accertare ora e causa del decesso. Soprattutto sarà importante avere risposta rispetto alla ferita alla gola, e cioè se sia stata provocata dalla caduta sul tavolino oppure dalla furia cieca di Iacone in preda alla violenza del momento. Intanto Iacone è in stato di arresto in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Cambiamo pagina. La Giunta regionale nella seduta di ieri ha licenziato il provvedimento recante valorizzazione e messa in sicurezza degli alloggi ATER in via Salara Vecchia e in via Caduti per Servizio nel comune di Pescara, adozione dei progetti di manutenzione straordinaria. Come ha spiegato lo stesso presidente Luciano D'Alfonso, l'iniziativa, che prevede un impegno finanziario pari a 3 milioni e 715 mila euro, nasce dalla considerazione che l'attuale governo regionale, sin dall'atto del suo insediamento, ha rivolto particolari premure al riordino, alla valorizzazione, all'efficientamento, alla messa in sicurezza, al recupero e alla straordinaria manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale. D'Alfonso ha poi detto che è necessario assicurare e garantire il miglior decoro possibile a tutti gli alloggi ATER della regione Abruzzo. In particolare il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria del complesso ATER in via Caduti per Servizio a Pescara per un costo complessivo di 2 milioni e 465 mila euro. E interventi di manutenzione straordinaria nel complesso ATER di via Salara Vecchia per un costo complessivo di 1 milione e 250 mila euro. In scadenza il bando del Comune dell'Aquila per l'assegnazione degli appartamenti del progetto Case. Possono fare domanda per i 370 appartamenti anche i non terremotati. Il servizio di Filippo Tronca.
Scadrà il prossimo 30 gennaio il bando del Comune dell'Aquila per l'assegnazione degli appartamenti post-sismici del progetto Case, a prezzi calmierati e con la possibilità di fare domanda anche rivolta a cittadini non residenti e non terremotati. Disponibili oltre 370 appartamenti. Il bando nel clima preelettorale alimenta però anche la polemica politica. Ci sono in primis i possessori di immobili da vendere o affittare, che questa offerta di case a buon mercato non lo vede certo di buon occhio, anche perché è già difficile per loro piazzare sul mercato le loro, a canoni e costi, va evidenziato, forse un po' troppo alti per una città cantiere con un centro storico ancora semideserto. Il capogruppo di Forza Italia, Guido Liris, non perde l'occasione di lanciare strali, adombrare tremendi sospetti contro la maggioranza. All'improvviso, ha tornato Liris, dopo anni di accuse e ingiurie, l'amministrazione riscopre l'utilità dei progetti case in maniera sospetta, pochi mesi dalle elezioni amministrative. Voglio che l'amministrazione comunale sappia che non verrà consentito di fare marchette su un tema tanto delicato quanto quello dell'abitazione. Non si fa attendere alla replica dell'assessore Fabio Pelini di Rifondazione Comunista. Liris pensa male, chi pensa male agisce e vive male, afferma Pelini citando Nanni Moretti, assicurando non solo la trasparenza del bando, ma anche ricordando che all'Aquila gli affitti sono troppo alti, di case tra l'altro ricostruite nel migliore dei modi con i soldi degli italiani. Ed è dunque strategico ed anche etico calmierare i prezzi, aumentando l'offerta per chi tra l'altro non può permettersi gli appartamenti ad oggi sul mercato. Al bando, lo ricordiamo, può fare domanda a chi possiede un reddito imponibile che non superi 40.000 euro l'anno. I prezzi al metro quadro saranno calmierati secondo i principi dell'housing sociale. La particolarità del bando è che è aperta a tutti i cittadini, anche se farà punteggio avere la residenza da almeno un anno nel comune dell'Aquila, oltre alla presenza nel nucleo familiare di bambini e anziani. Non saranno assegnate le casette di legno, i cosiddetti MAP, che invece verranno smantellati progressivamente. Presentata questa mattina a Teramo la campagna di sensibilizzazione contro l'evasione tariffaria sugli autobus di linea urbana, la ditta Baltour, concessionaria dei servizi di trasporto per il capoluogo, ha stimato che il 5% degli utenti non paga il biglietto e intanto il sindaco Brucchi annuncia nuove pensiline e un'autostazione rinnovata a Piazzale San Francesco. Tania Bonici Castelli. Il 5% di cittadini terramani che utilizza i trasporti pubblici non compra il biglietto. Un'evasione annuale che pesa sui bilanci della ditta Baltour, concessionaria del servizio per il comune di Teramo, che corre ai ripari attraverso una campagna di sensibilizzazione sulle buone ed oneste maniere. Come pensate di abbattere questa evasione del 5%? Innanzitutto, sull'autobus si può accedere solamente dalle porte anteriori e quindi alla fermata appunto solamente dalla prima porta si entrerà. E i nostri autisti saranno un po', ci aiuteranno a fare un controllo proprio visivo sui ticket di viaggio, quindi se c'è qualcuno che ad esempio non è munito di biglietto potrà acquistarlo sull'autobus, come detto con una piccola maggiorazione di 30 centesimi, e quindi a bordo costerà 1,50. Oltre a questo chiaramente andranno anche a controllare gli abbonamenti e quindi diciamo che c'è proprio un controllo a bordo vero e proprio, e questo dovrebbe in qualche modo scoraggiare quei pochi ma purtroppo ancora presenti portoghesi. Ecco, chi sono i portoghesi? Persone forse non proprio cittadine del teramano in particolar modo, ovviamente qualche cittadino teramano anche, però ecco una casistica piuttosto varia, però insomma persone magari non italiane anche soprattutto. E intanto, partendo dal trasporto urbano, l'amministrazione comunale di Teramo ripensa il decoro della città attraverso nuove pensiline e una sofisticata autostazione a Piazzale San Francesco con barriere d'ingresso e videosorveglianza. Stamattina c'è stato un incontro con i tecnici della TUA che ci hanno portato un po' quello che sono i vari step per arrivare ad avere un'autostazione, quindi una struttura nuova con un bar, con una biglietteria, con una sala d'attesa, con dei bagni, nuovi sistemi di pensiline per gli autobus, un sistema video sorvegliato e quindi diciamo questo, i tempi sono che entro dicembre ci sarà la ditta che può eseguire i lavori.
Si è tenuto questa mattina a Pescara in comune un primo incontro tra il sindaco Marco Alessandrini e l'artista giapponese Toyo Ito per parlare delle iniziative da porre in essere per il futuro dopo l'implosione nel 2009 dello Huge Wine Glass. Il 20 gennaio in tribunale nuova udienza per la causa di risarcimento intentata dall'amministrazione comunale. Paolo Renzetti. Toyo Ito, in occasione della sua prima presenza a Pescara, viene in comune per discutere di cosa succede rispetto allo Huge Wine Glass, quel bicchierone che è durato 60 giorni fra il 2008 e il 2009. C'è una causa in corso, il 20 gennaio c'è uno snodo importante, le parti sono disponibili a fare accordi transattivi. Ricordo che è una causa per risarcimento danni di oltre 1 milione di euro. Il punto è capire dalla viva voce del maestro, che ci ha scritto, ma la viva voce è importante, qual è il suo punto di vista in ordine alla possibilità di costruire nuovamente un'opera di quel tenore. Da un lato c'è la preoccupazione del maestro che si possa ripetere il collasso, dall'altro c'è la disponibilità e le rassicurazioni di Clax Italia in ordine a una tecnologia in grado di realizzare l'opera. Oggi organizziamo una serie di incontri trilaterali e verifichiamo naturalmente che prospettive ci sono di abbandono della causa, di definizione bonaria della controversia e di ricollocamento di una nuova, o meglio vecchia copia del grande bicchierone. Noi come prima idea abbiamo quella di replicare l'opera, ma siamo anche disponibili, naturalmente seguendo le indicazioni anche spaziali, perché non è indifferente posizionarlo lì piuttosto che altrove, indicazioni del maestro Toyo Ito circa la possibilità di fare altro. Però su questo naturalmente incombe anche la circostanza per cui esiste un rapporto con la Clax che fa certo tipo di, diciamo, di lavori, e diciamo esistono anche i contratti che non sono esattamente pezzi di carta. Ma tacchio, sincero, adesso c'è un attimo da aspettare perché ci incontreremo oggi appositamente con il sindaco proprio per capire quale sarà questo futuro e quindi potremmo chiarire con il tempo tutto questo. Desidero riuscire a superare tutto questo anche a favore dei cittadini di Pescara. Il consigliere regionale del PD Pierpaolo Pietrucci ha sollecitato la Giunta d'Alfonso a dare presto una soluzione alla situazione di stallo che riguarda il parco Sirente Velino. In ballo c'è la riperimetrazione. Più risorse economiche al parco regionale Sirente Velino e nominare subito un presidente senza aspettare la nuova legge regionale di riordino per poter così approvare il piano del parco allentando i vincoli nelle aree urbanizzate e agricole andando incontro alle aspettative del territorio. La proposta l'ha fatta il consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci, presidente della seconda commissione territorio, nel corso della riunione di ieri sera a Palazzo Silone a cui hanno preso parte il presidente della regione Luciano D'Alfonso, l'assessore regionale parchi Donato Di Matteo e un buon numero di sindaci dei comuni dell'area protetta, compresi quelli della Valle Subequana, che con forza chiedono che si arrivi al più presto alla sua riperimetrazione, come pattuito con l'assessore Di Matteo, in cambio dell'ok alla legge di riforma che accentra i poteri di gestione nelle mani dello stesso assessorato, riducendo anche il numero dei componenti del CDA. La riperimetrazione taglierebbe del 20% il territorio protetto e porterà la possibilità di incrementare nelle aree estromesse la caccia al cinghiale e di allentare i vincoli per interventi edilizi, ma contro queste ipotesi si schierano non solo gli ambientalisti, ma anche tanti operatori turistici ed economici che considerano invece un imprescindibile vantaggio quello di restare dentro un'area protetta. La riunione di Palazzo Silone è stata interlocutoria e non si è entrati nel merito della spinosissima questione della riperimetrazione. Tutti d'accordo però sulla sollecitazione di Pietrucci relativa alle coperture economiche. Del resto il parco riceve 800.000 euro l'anno di fondi regionali che bastano a malapena a pagare gli stipendi del personale. Inoltre il parco è da 2 anni commissariato, una vacatio e un vuoto di potere che per Pietrucci è un ulteriore handicap che ostacola le possibilità del rilancio del parco. Avvicendamento alla poltrona di direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Nicola D'Alterio prenderà il posto di Giovanni Savini. L'annuncio ufficiale è stato dato dal direttore generale Mauro Mattioli, che ha presentato la squadra di professionisti eccellenti che rende sempre più competitivo nel mondo l'Istituto Caporale. Vediamo.
Il caporale, centro di eccellenza veterinaria, è chiamato sempre più spesso ad occuparsi di eventi specifici come le problematiche legate all'Ilva di Taranto, la Terra dei Fuochi, la discarica in Sicilia o l'importazione del mais contaminato dall'Ucraina. Per affrontare tutte queste delicate attività, il direttore generale Mauro Mattioli schiera e presenta una squadra di professionisti eccellenti. Questa grande squadra e questo piano di riorganizzazione dove porterà l'Istituto Zooprofilattico di Teramo? A galoppare coi tempi, a modificare un po' il suo modo di agire. Molte cose stanno cambiando, cambiano rapidamente, cambiano i problemi, certe malattie che erano determinanti nell'attività del servizio pubblico veterinario in genere non ci sono più, per fortuna sono molto ridotte, però altre magari stanno arrivando. Cambia la richiesta, prima si cercava di sapere se l'alimento era prodotto in modo igienico, oggi non solo, si vuole sapere se l'animale è stato allevato nella tutela del benessere. Un istituto d'eccellenza con una squadra di eccellenza? Un istituto d'eccellenza con una squadra di eccellenza, come ho sottolineato. E nel nuovo piano di riorganizzazione dell'IZS di Teramo è previsto il cambio di guardia alla poltrona di direttore sanitario. Al posto di Giovanni Savini, chiamato all'organizzazione del settore sanitario per il prossimo G7, arriva Nicola D'Alterio, già membro del consiglio di amministrazione dell'istituto. Cosa pensa di fare appena entrerà in pieno nel suo ruolo? La prima cosa che voglio fare è girare nei laboratori, nei reparti, conoscere il personale, tutto il personale, dai dirigenti che conosco bene, quelli che ha appena illustrato il direttore generale, fino ad arrivare al comparto. Si è tenuta questa mattina a Pescara, nella sede di Confindustria, la giornata conclusiva di Impresa in Accademia, giunta alla sesta edizione che vede entrare nelle aziende i giovani abruzzesi, imprenditori di domani. Oggi è la fase conclusiva, la conferenza stampa conclusiva della sesta edizione e accompagna un po' il percorso dei giovani imprenditori da molti anni. Anche voler testimoniare la vicinanza dei giovani imprenditori e delle imprese in generale al connubio necessario tra mondo della formazione e imprese, anche per far prendere in anticipo, anzitempo, conoscenza ai giovani studenti del tessuto imprenditoriale del nostro territorio. Il progetto che va avanti su un percorso annuale ha visto quest'anno una prima fase in cui erano coinvolti 200 studenti, per poi superare una fase di selezione, quindi con 25 corsisti e poi 12 ragazzi in stage presso le aziende del nostro territorio. Giovani che hanno avuto l'opportunità di un percorso formativo e di laboratorio all'interno delle nostre aziende, dei giovani che hanno una formazione universitaria, che hanno presentato dei progetti che sono di realizzazioni nuove idee e nuovo mercato. Quest'anno possiamo affermare che la qualità dei progetti e degli studenti è veramente molto elevata. Dal prossimo anno, insieme con l'Unione Industriali, vorremmo portare avanti un nuovo progetto, perché arriveremo alle 6 bottiglie di vino etichettate, per cui faremo un cofanetto speciale tramite l'Unione e il ricavato, una parte importante del ricavato lo andremo a dare in beneficenza a qualche onlus di chi ha bisogno, vedremo un po'. Il neo direttore dell'ARTA, Francesco Chiavaroli, ha firmato oggi il contratto di lavoro con la Regione Abruzzo. Subentra a Mario Amicone, le cui dimissioni sono pervenute ieri. Francesco Chiavaroli, architetto e dipendente del Comune di Cepagatti, rimarrà in carica per 3 anni. La scelta è avvenuta durante la seduta di giunta del 27 dicembre scorso, dopo una valutazione e una procedura comparativa fra i curricula dei candidati. Lasciamo la cronaca e ora apriamo la pagina dello sport. Parliamo subito di Serie A e di Pescara. Brutte notizie per quanto riguarda l'infermeria, perché gli esami sostenuti nel primo pomeriggio hanno confermato lo stop per 2 settimane sia per Ugo Campagnaro sia per Davide Vitturini, che dunque salteranno certamente sia la gara del San Paolo contro il Napoli, ma anche quella successiva dell'Adriatico Cornacchia contro il Sassuolo. La gara di Napoli sarà diretta da Gavillucci di Latina, il servizio.
Ugo Campagnaro e Davide Vitturini salteranno la gara di domenica al San Paolo contro il Napoli. Gli esami strumentali hanno evidenziato delle lesioni muscolari al polpaccio destro per l'argentino e al retto femorale destro per il giovane terzino. Per entrambi stop di 15 giorni con successiva rivalutazione. Massimo Oddo aveva immaginato un inizio di nuovo anno meno complicato, almeno sotto il profilo della disponibilità degli uomini, ed invece la mala sorte torna ad accanirsi contro il Delfino e l'infermeria si riempie. Dopo il rinvio della gara con la Fiorentina, il tecnico biancazzurro aveva già perso Bovo e Zampano per almeno 2 settimane e ieri Campagnaro e Vitturini sono andati KO nel giro di neanche un quarto d'ora nel test col Teramo. Tenuto conto che Fornasier e Gionber non sono recuperati, anche se stamani l'ex Doriano ha svolto un lavoro differenziato a ritmi sostenuti, e che Biraghi sarà squalificato, ecco che si profila una vera e propria emergenza difesa. Nel tardo pomeriggio di ieri, peraltro, si è appreso del dietrofront dei turchi del Kasim Pasa, che hanno rispedito al mittente Dario Zuparic, trasferimento saltato a sorpresa dopo che il difensore croato aveva salutato sui social i tifosi del Pescara. Un fatto che può sembrare manna dal cielo, visto il momento, ma non è detto che Massimo Oddo voglia contare su un giocatore che stava diventando un ex e che peraltro negli ultimi giorni aveva lavorato a basso regime per i postumi dell'influenza. A questo punto Oddo potrebbe rivedere l'ipotesi della difesa coi tre centrali e virare su una difesa a 4 con l'inserimento del baby Malocco assieme a Coda, Stendardo e Crescenzi. Problemi all'inguine potrebbero mettere KO per un po' Gaston Brugman. Nelle prossime ore se ne saprà di più, ma in mediana le alternative non mancano in attesa del transfert per Cubas. Intanto sul fronte mercato la prossima settimana arriveranno in città Mattiello e Castanos in prestito dalla Juventus. Il presidente Sebastiani vuole riaprire la pista Mandragora sempre col club bianconero anche dopo l'interferenza del Genoa. Difficile arrivare ad Augustin sull'attaccante del Paris Saint Germain, è piombata forte un'altra squadra di Ligue 1, il Rennes. Sul fronte uscite l'emergenza difesa blocca al momento eventuali ipotesi di trasferimento dei vari Vitturini, Gionber o Fornasier. Lo slovacco di proprietà della Roma ad esempio interessa ai tedeschi dell'Ingolstadt. Intanto dopodomani c'è il match proibitivo del San Paolo contro un Napoli in grandi condizioni, 17 punti nelle ultime 7 gare e il miglior attacco della Serie A con 42 centri. Il tecnico Sarri, privo di Ghulam, Koulibaly ed El Kadouri in Coppa d'Africa, recupera Strinic che oggi si è allenato in gruppo e deve valutare le condizioni di Chirichesh in caso di forfè del centrale rumeno, pronto Tonelli. In avanti pochi dubbi su Insigne, Mertens e Callejon. Scendiamo in Lega Pro, il tecnico del Teramo Lamberto Zauli a 9 giorni dalla ripresa del campionato fa il punto sulla situazione in casa biancorossa con uno sguardo anche ai primi movimenti di mercato. Mister Zauli, dopo questo test con il Pescara, un Teramo che si rimette in movimento per preparare la gara col Pordenone, come vanno le cose intanto e come va il reintegro di Amadio che è da poco tornato tramite mercato? Sì, noi è una settimana di sosta questa, quindi abbiamo caricato discretamente, non eccessivamente, perché chiaramente tra 9 giorni rigiochiamo, ricomincia il nostro campionato, quindi è una sosta lunga, ma c'è stata una sosta di assolutamente fermi. Questa abbiamo ripreso un po' più con intensità importante, quindi abbiamo fatto qualche doppio. Oggi, da ieri, ci hanno organizzato questa partita col Pescara. Per noi è stato un assoluto piacere giocare sempre in una città così, con una squadra di Serie A, quindi per noi è stato un test importante, ma nulla di più. Insomma, noi adesso il nostro obiettivo è solamente quello di arrivare da lunedì, dove prepareremo nei migliori dei modi la partita con Pordenone, perché la classifica parla chiaro, il campionato è difficilissimo, arriverà una delle migliori squadre del campionato e abbiamo assolutamente necessità di fare i punti e di trovare quella continuità che ci permetterebbe, come vogliamo tutti, di evitare i play-out. Non c'è stata nessuna bocciatura su nessuno, è un dato di fatto che la società si aspettava molto di più da tutti noi e quindi la società ha deciso di cambiare tanti volti nuovi, di portare tanti volti nuovi in questo gruppo. Il mercato è lungo e non è semplice. Abbiamo cominciato con Amadio, Dorazio, che è stato un titolare per tutto il girone d'andata, è andato a Cosenza, quindi stiamo cercando di cambiare qualche volto per portare... L'idea è quella un po' più di serenità, un po' più di intraprendenza, che è normale quando le cose vanno male, una squadra può leggermente e inconsciamente perdere. Quindi il nostro obiettivo è quello di portare una ventata di novità per cercare di fare questo finale di campionato e nei migliori di modi per evitare i play-out. Gli attaccanti devono garantire gol, sicuramente, devono garantire pressing, devono garantire corsa, devono essere giocatori ormai nel calcio attuale completi, quindi
quindi noi cercheremo di completare questo reparto offensivo. E sul fronte mercato, Teramo vicino all'acquisto del centrocampista Davide Raffaello, il giocatore classe 88, lo scorso anno ha collezionato 23 presenze con la squadra siciliana che ha conteso la Serie A al Pescara. Quest'anno solo due gettoni a causa di un problema di natura fisica. Lunedì invece dovrebbe essere formalizzata l'operazione in entrata per il terzino Raffaele Imparato del Perugia. Sul fronte delle uscite, l'attaccante Jefferson ha lasciato il Teramo e ha firmato un contratto biennale con la Viterbese. Luca Forte, dopo essere rientrato al Pescara, ha firmato per il Carpi. E concludiamo con la Serie D e con l'intervista che ascoltiamo al DS dell'Avezzano De Angelis. De Angelis, inizia il girone di ritorno per l'Avezzano con questo rinvio della gara con il Sansepolcro, però al di là di questo stop si pensa a questa seconda parte di campionato con moderato ottimismo e con ambizione. Sì, dai, noi ci teniamo tantissimo magari a fare questa partita, anche perché penso che ci siamo allenati bene. Poi dopo 15 giorni di sosta era giusto giocare, però non c'erano proprio le condizioni. Comunque ne prendiamo atto, non siamo state l'unica squadra e riprenderemo la domenica prossima a Flaminia. Sicuramente pensiamo di esserci rafforzati, abbiamo recuperato qualche infortunato, perciò rispetto alla prima parte del campionato abbiamo qualche scelta in più. Presidente Paris ha chiesto alla squadra di fare almeno 10 punti in più del girone d'andata, questo vorrebbe dire arrivare a ridosso della zona playoff. Sì, questo è il presidente, sempre è un super tifoso, è colui che comanda, perciò ne ha tutto il diritto. Noi cercheremo di fare il nostro meglio, sicuramente ci aspetta un campionato difficile, però abbiamo tutte le carte in regola per fare un campionato, magari anche se siamo una squadra giovanissima, però per essere un pochino la mina vagante del campionato. Soddisfatto il tecnico Pino Tortora del mercato, ha detto abbiamo rinforzato questa squadra, il gruppo si è ancora più cementato, ci sono tutte le condizioni per fare meglio del girone d'andata. Sì, la nostra forza è il gruppo, siamo una squadra giovanissima, abbiamo messo un altro anziano tra virgolette Marolda che possa dare una mano insieme a Di Genova. Poi abbiamo tantissimi under, dai, noi siamo convinti che questa sia la politica giusta da fare, sono giovani di qualità, perciò noi abbiamo tutte le carte in regola per toglierci qualche soddisfazione. Era questo l'ultimo servizio del TG6, prossimo appuntamento con il nostro notiziario, con la terza edizione, quella delle ore 23. Grazie per l'attenzione, buona serata.